Buongiorno a tutti, io sono Antonia Marmo e con Paolo Casicci curiamo la comunicazione di Enterprise SPA. Enterprise è un'azienda romana con sede a Roma e anche a Milano che si occupa di ricerca e sviluppo di tecnologie e software per il mondo bancario. È un'azienda che possiamo dire di innovazione, ma anche di grande attenzione per altri contesti e ha deciso quindi in questo momento, in questa fase delicata per il mondo che stiamo vivendo tutti, di promuovere un ciclo di incontri dal titolo significativo materiale immateriale per esplorare il rapporto complesso che c'è tra reale e virtuale e che sempre di più informa le nostre vite a tutti i livelli. Vediamo in particolare come esploreremo questo tema. Abbiamo deciso di farlo appunto facendo incontrare delle persone dell'azienda, dei rappresentanti dell'azienda con interlocutori che provengono da altre discipline e scegliendo dei temi da indagare. E partiamo con un primo tema che è quello della fiducia, fiducia nell'innovazione, in particolare fiducia nell'innovazione digitale. E con tutte poi le questioni che ne possono derivare relative, non so, ad argomenti come la privacy, come il trattamento dei dati e come la sicurezza. Vorrei dire una cosa, siamo oggi ospiti di Enterprise, cioè io in modo particolare mi trovo nella sede di Enterprise a Roma, che è un edificio di nuova costruzione, inaugurato un anno fa. E che l'azienda utilizza anche appunto per ospitare eventi e iniziative culturali, a tal punto di avere anche una collezione permanente di opere d'arte. In modo particolare segnalo alle mie spalle un'opera dell'artista Federica Di Carlo che si chiama ICIC e ci tenevo insomma a farla vedere, a mostrarvela. Torniamo invece all'incontro di oggi. Come dicevo, lo facciamo incontrando persone che provengono da altri contesti e oggi con noi a parlare di fiducia nell'innovazione digitale abbiamo Stefano Trinci, che è il responsabile marketing dell'azienda Enterprise e Roberto Reale, che è presidente di Eutopian, Osservatorio europeo sull'innovazione democratica. E vorrei cominciare subito con Roberto, appunto, che è collegato con noi da Bruxelles. E sei a Bruxelles, Sì, Roberto? sono a Bruxelles. Vorrei cominciare subito a parlare appunto del tema della fiducia nell'economia dell'informazione. E oggi, se da un lato siamo facilitati enormemente in molte operazioni, che però comportano il fatto che noi forniamo dei nostri dati, dall'altra poi diciamo questo lasciare delle nostre tracce può essere interpretato con perplessità e timore. E per cui si pone una questione di sicurezza e di privacy e anche di sorveglianza per garantire che questi dati vengano utilizzati con trasparenza e anche con utilità. Volevo una tua riflessione in proposito, dal tuo punto di vista. Sì, grazie Antonio, grazie a te e a Paolo per l'iniziativa innanzitutto. Beh, questo è un po' il tema centrale della società in cui viviamo, no? Il bilanciamento tra la sicurezza, il bisogno ancestrale di sicurezza che l'uomo ha e il diritto invece alla riservatezza, alla privacy. Le due cose purtroppo sono in una tensione costante,
viviamo in un contesto che si muove un po' come un pendolo tra questi due poli. E in particolar modo adesso, e anzi nei mesi precedenti, nei mesi della pandemia, ci siamo resi conto che non è soltanto un discorso accademico questo, ma che invece ci tocca vicino. Si è parlato, ad esempio, della possibilità di tracciare i contatti attraverso dei sistemi digitali, come in Italia, per esempio, Immuni, in altri paesi d'Europa con piattaforme e strumenti simili, però queste proposte sono state anche accolte con molte critiche, se vogliamo, perché il costo, in termini appunto di privacy, in termini di lesione della riservatezza, comunque esiste, non nascondiamocelo. Questo è semplicemente un esempio, ma altri esempi sono legati anche un po' agli spazi che abitiamo, al modo in cui le città stanno evolvendo e all'impiego sempre più massiccio di strumenti per la videosorveglianza, ad esempio. Se da un lato ci fanno sentire più sicuri, però è ovvio che dall'altro lato, ovviamente ci tolgono privacy. E c'è anche un aspetto anche un po', se vogliamo, più inquietante, perché il confine tra lo spazio pubblico e quello privato sta cambiando, no? Noi ci stiamo portando in casa una serie di oggetti che comunque non sono del tutto neutri rispetto appunto rispetto al tema della riservatezza e della privacy, no? Sappiamo benissimo che oggetti come ad esempio gli oggetti per la domotica o i vari Echo di Amazon o Alexa o dispositivi analoghi degli altri, appunto degli altri produttori, senza necessità di nominarle, hanno comunque un impatto, no, sulla nostra sfera privata. Questo non voglio dire che le corporation ascoltano quello che noi diciamo, no, o quello che facciamo in casa nostra, però è anche vero che questi strumenti per funzionare hanno bisogno di ascoltarci, almeno ascoltarci in modo circoscritto rispetto appunto a quello che è lo scopo dell'ascolto, cioè quindi rispondere, no? Ma se io ho un dispositivo che deve capire il mio parlato, deve essere in grado di capire il linguaggio in cui mi esprimo, deve anche rispondermi, proprio che questo dispositivo deve essere addestrato su miliardi di ore di conversazione di milioni e milioni, centinaia di milioni di utenti nel mondo e la conoscenza che è estratta da queste ore di conversazione. Ovviamente non la gestiamo più noi, ma la gestiscono le aziende che producono questi dispositivi. Non è un approccio apocalittico, è semplicemente un approccio realistico rispetto al fatto che nel momento in cui a uno strumento digitale chiediamo che faccia qualcosa, stiamo cedendo qualcosa. C'è, come dire, sicuramente, insomma, una questione di percezione, no? Di percezione di fiducia che sicuramente, insomma, ci porta a guadagnare, come dire, no? A guadagnare dei vantaggi, e dall'altra però appunto ci pone in una questione di sensibilità. Ovviamente c'è una differenza se, come dire, queste informazioni vengono raccolte per un fine che sia appunto quello di, come nel caso di Immuni, no? Che sia un fine che ha a che fare con una sicurezza, anche insomma con l'acquisire una sicurezza, diciamo, collettiva e un vantaggio collettivo, e dall'altra parte però ci sono dati che invece, come dicevi tu, vengono acquisiti da aziende private, e anche per fini Sì. commerciali, per fini di marketing. Sì, è vero, è vero. Sono due contesti, due fattispecie completamente diverse. E io ho anche difeso Immuni e le altre app analoghe in Europa. Qui in Belgio, per esempio, non ne abbiamo ancora una, però, ad esempio, in Francia esiste una Stop Covid, ne esiste una in Germania e così via. Però, al di là della difesa di uno strumento che è utile alla salute pubblica, in generale c'è un aspetto molto sottile che è questo. Nel momento in cui io
Questo è un aspetto che riguarda i big data. Nel momento in cui io tratto grandi quantità di dati, al di là del singolo, del contenuto singolo, del merito del dato stesso, io sto estraendo comunque conoscenza, cioè sto addestrando degli algoritmi, machine learning, intelligenza artificiale, comunque dei soggetti automatici, delle macchine, che al di là del merito, okay, di quei dati, comunque hanno incamerato conoscenza, hanno incamerato la capacità di interpretare quei dati. Quindi anche se io poi i dati me li dimentico del tutto, come per esempio prescrive il GDPR, quindi se la finalità per cui li ho raccolti viene meno e io i dati li ho dimenticati, ma la conoscenza che ho estratta resta lì un po' come, non so, fare un esame all'università, ok, io vado all'esame preparatissimo, poi magari il giorno dopo mi dimentico tutto, però qualcosa mi resta, ok? Certo. E quel qualcosa che resta è residuale dal punto di vista dei dati, però dal punto di vista del valore invece, del valore economico invece non lo è. Tanto che è residuale. Ed è quello che dà il vantaggio competitivo ad aziende come Facebook e così via. Certo, vorrei appunto chiamare in causa Stefano Trinci. Perché appunto un'azienda come Enterprise che lavora allo sviluppo e alla produzione di strumenti che offrono poi servizi, diciamo, digitali, servizi informatici alle banche, sicuramente ha a che fare con un tema che è quello appunto della fiducia in generale. Le banche sono, come dire, uno di quei contesti maggiormente interessati dalla fiducia, sia perché ha un bacino di utenti appunto diretto, no? E quindi siamo tutti costretti a lasciare i nostri dati per poi poter usufruire di una serie di facilitazioni che provengono da tutta una serie di applicazioni e strumenti ormai portati in digitale dal mondo bancario, dal mondo finanziario. E quindi vorrei chiedere a Stefano, dal suo punto di vista, quanto e perché la fiducia degli utilizzatori finali nella sicurezza delle nuove tecnologie può incidere poi nel successo di prodotti, di iniziative di digitalizzazione dei servizi appunto in ambito bancario. Ok, perfetto. Intanto grazie Antonia, grazie anche a Paolo, saluto Roberto. E, beh, la domanda che hai posto è assolutamente centrata perché per il successo di iniziative di digitalizzazione, quali quelle che perseguiamo noi, come dicevi tu, come spiegavi bene tu, nell'ambito bancario, perché siamo un'azienda che realizza servizi e prodotti in ambito bancario, bene, la fiducia dell'utente finale è assolutamente fondamentale e preponderante per la riuscita di queste iniziative. Perché oggi sostanzialmente, intanto il successo di queste iniziative su cosa si basa? Si basa sul raggiungimento di un bacino di utenti più ampio possibile, no? Ovviamente. Quindi quando questo tipo di sistemi raggiungono una diffusione per l'appunto sistemica, e allora a quel punto si può dire che questa iniziativa è riuscita. E oggi non esistono più barriere di tipo tecnologico, di tipo economico. Quindi l'unica barriera può essere l'approccio, diciamo così, diffidente che l'utente rivolge nell'interazione con queste nuove tecnologie, con questi nuovi sistemi, che da un certo punto di vista è un approccio, cioè è una diffidenza assolutamente comprensibile, no? Soprattutto rispetto a utenti tradizionali che sono abituati ad avere appunto un approccio verso processi tradizionali, processi fisici e che quindi in qualche modo che conoscono bene, di cui si fidano ciecamente e quindi in qualche modo approcciare lo stesso processo in modo totalmente digitale solleva questo livello di diffidenza. Quindi ecco, è tutta la confidenza, la fiducia, la familiarità che l'utente esprime nell'approcciare queste tecnologie. E non è solo una diffidenza basata sulla sicurezza, che come dicevi tu è centrale, no? Poi il concetto di sicurezza andrebbe esplicato in tanti sottoaspetti che poi nel suo insieme rendono un sistema sicuro, no? Però ecco, la sicurezza da un punto di vista dell'autenticazione, della visibilità dei dati, poi magari spiegheremo come viene curata la sicurezza in ambito informatico, ma è anche un aspetto appunto di confidenza dell'utente
nell'abilità che avrà a interagire con questi sistemi, no? È quel concetto che noi chiamiamo destrezza digitale. Dobbiamo in qualche modo tutti quanti educarci, formarci ad incrementare, ad accrescere la nostra destrezza digitale. E un po' richiamando quello che diceva Roberto, in questi tempi tristemente ci siamo confrontati con questo aspetto, no? Abbiamo dovuto tutti in qualche modo confrontarci con un telelavoro, un lavoro da remoto, uno smart working, e quindi in qualche modo queste barriere, queste possibili difficoltà nella nostra capacità di utilizzare strumenti tecnologicamente molto avanzati sono venute a galla. Quindi tu mi stai dicendo che c'è anche una questione, come dire, di chiamiamolo di design della tecnologia, per cui una tecnologia che ha una modalità di accesso più semplice, in qualche modo mette l'utente in una condizione di sentirsi anche più sicuro? Esattamente. Allora, nello specifico, noi cosa facciamo nelle nostre iniziative di digitalizzazione? Noi cerchiamo di coprire il processo, in uno scoop end-to-end, quindi dall'inizio, dalla testa alla coda, in modo completamente digitale. Questo ovviamente è l'obiettivo primario. Quindi per fare ciò sviluppiamo quelli che noi chiamiamo i cosiddetti digital touch points, nel senso che sono poi cosa sono? Semplicemente dei connettori, no? delle interfacce che appunto si interfacciano le piattaforme digitali, le piattaforme web, le app sugli applicativi mobile, per poi permettere appunto di richiamare quelli che sono i servizi legacy, i servizi del back-end delle banche, no? Da tutti i punti di vista dei pagamenti, di altre operatività bancarie. Allora, ovviamente per poter raggiungere l'obiettivo di digitalizzare completamente il processo, dobbiamo quanto più possibile cercare di collezionare le informazioni in maniera digitale alla fonte. E quindi questi digital touch points permettono non solo di ovviamente recepire in modo digitale le informazioni che per esempio un utente carica su una qualsiasi interfaccia, che sia dell'app, che sia dell'applicazione di home banking per esempio, no? Ma devono permettere, grazie alle nuove tecnologie, qui mi riferisco specificatamente a software di tipo optical character recognition, al machine learning, insomma a una serie di tecnologie che rientrano nel titolo più ampio di intelligenza artificiale, di fornire anche quella documentazione a supporto della richiesta che lui sta instradando verso la banca, fornirla in modo digitale. Questa documentazione, questi sorgenti possono essere una foto fatta con il cellulare, un'immagine di qualunque tipo, un file PDF, ma sappiamo benissimo che la maggior parte di questa documentazione, dato che in molti ambiti bancari ancora il flusso di lavoro è prettamente cartaceo, quindi questa documentazione si basa proprio su documenti cartacei. E qui strizzo un po' l'occhio al titolo della rassegna, no? Materiale e immateriale. Noi cerchiamo di collezionare, di rendere questi documenti, questa materialità, questa fisicità dei documenti, digitalizzandola, di renderla completamente immateriale, per poi andare ad alimentare quei contenitori di big data, come diceva Roberto, che sono quei data lake, che le banche sempre di più hanno capito che costituiscono un valore vero e proprio, sono un asset vero e proprio, perché nel momento in cui tutte queste informazioni vengono collezionate, sono poi fruibili per tutta una serie di iniziative successive nel mondo dell'analytics o nel mondo del marketing, per esempio con iniziative di cross-selling, e quindi sono un valore per la transazione in quel momento, ma sono poi un asset che resta alla banca. Proprio qui si apre la problematica dell'approccio dell'utente e della fiducia, perché faccio un esempio banale. Parliamo ovviamente di consumatori, persone fisiche, ma anche persone giuridiche, no? Per esempio le aziende che tipicamente utilizzano dei portali corporate, facciamo conto per richiedere, oltre a tutto il mondo degli strumenti dei pagamenti, anche operazioni particolari a supporto per esempio delle loro attività commerciali, dell'import-export internazionale, no? Quindi tutte quelle operazioni che servono, grazie alla banca, a mitigare il rischio dell'operazione e eventualmente anche a finanziarla. Quindi siamo nel mondo che viene definito trade finance o supply chain finance. Bene, quando l'azienda dal suo portale corporate comincia a emettere questo tipo di richieste, può anche caricare tutti quei faldoni cartacei che sono a supporto, che devono appunto supportare questo tipo di richiesta,
e che poi saranno analizzati dalla banca. Normalmente il processo tradizionale prevede che questi plichi vengano consegnati a mano, vengano spediti. E l'operatore della banca, di quelli che si chiamano uffici merci, lavora fisicamente su questa documentazione per controllarla in conformità all'operazione. Ecco, noi adesso apriamo un canale digitale per cui l'azienda può caricare queste informazioni in modo totalmente digitalizzato. E questi documenti non sono recepiti dal sistema come semplici immagini allegate ad una pratica digitale. Diventano veri e propri documenti digitalizzati grazie all'intelligenza artificiale, che fa quell'operazione di data mining e quindi riconosce e classifica automaticamente il documento ed estrapola tutte quelle informazioni elementari che vanno ad arricchire quel repository di big data. Ecco, l'azienda a questo punto si pone un problema, no? Potrebbe dire, per esempio, la riservatezza di queste mie informazioni, che per me sono informazioni sensibili, critiche, perché su queste mie informazioni io baso le mie strategie di business. Queste informazioni con chi saranno condivise nel momento in cui io le immetto nella rete? Saranno accessibili solo esclusivamente a quelle controparti che sono autenticate e intitolate a vedere queste informazioni che io sto scambiando? Ecco, questo è un esempio di quella che può essere la perplessità, la diffidenza iniziale che possiamo incontrare nel momento in cui proponiamo questo approccio completamente digitalizzato. Grazie Stefano. Roberto, dicevamo che appunto il Covid-19 ha funzionato da acceleratore dell'innovazione, perché ci ha costretto, diciamo, a confrontarci con questa dimensione in modo più massiccio e soprattutto trasversale, includendo vari campi che vanno appunto dall'amministrazione pubblica alla salute, come dicevamo prima, fino alle aziende e quindi fino alle modalità, fino a, diciamo, a comprendere anche modalità nuove di lavoro. E cosa stiamo imparando? Cioè, cosa abbiamo imparato? Cosa stiamo imparando da questa esperienza in termini appunto di innovazione digitale e di fiducia che può venire da tutto ciò che ha a che fare con l'innovazione digitale? Secondo me abbiamo imparato che senza digitalizzazione non si va da nessuna parte. Io purtroppo devo dire che il nostro paese ha una tradizione di inerzia e di strategia, se vogliamo, di rallentamento dell'innovazione e della digitalizzazione. Una strategia esplicita perché, per tanti motivi legati ad esempio all'idea molto radicata nella storia politica italiana che il digitale tolga posti di lavoro, faccia perdere posti di lavoro. Questa è una sicuramente delle ragioni. Un'altra ragione è dovuta ad esempio al fatto che il digitale aumenta generalmente la trasparenza dei processi. Di per sé non è una panacea, però in tantissimi ambiti, da quello, anche da quello bancario ovviamente, ma ad esempio all'ambito degli appalti pubblici, all'ambito della sanità, all'ambito anche della democrazia, iniezioni di digitale nei processi tendono a renderli più trasparenti. E la trasparenza chiaramente fa paura a tanti, perché tende un po' ad erodere i piccoli centri di potere. Quindi, se vogliamo, questa è anche un'altra ragione per cui abbiamo, come Italia, abbiamo sempre tentato un po' di rallentare in modo sistemico l'innovazione. Però poi ci troviamo in qualcosa di totalmente inaspettato, come il Covid, e ci siamo resi conto che se non avessimo avuto quel po' di strumenti che avevamo, e che poi le aziende magari avevano già pronte, no? Non tutte, però, per esempio sullo smart working, sul lavoro da remoto, molte realtà avevano in realtà già procedure, processi e strumenti pronti, ma non osavano magari usarli nella pratica. E quindi il Covid ci ha messo di fronte, no, a questo fatto, se vogliamo, nuovo, ed è stata un po' l'occasione per fare tante cose. Ora, secondo me la sfida è non tornare indietro, non perdere quello che abbiamo acquisito. Ci sono tantissimi vantaggi, ovviamente anche qui non possiamo semplificare il discorso, che ovviamente è molto complesso, però nell'uso degli strumenti digitali ci sono sicuramente una grande quantità di vantaggi in termini di semplificazione, in termini
di trasparenza, in termini anche di qualità di vita più alta. E anche per quel che riguarda in generale l'uso di servizi digitali, siano essi pubblici o privati, noi avveniamo da una valutazione che è poi quella che è codificata nei cosiddetti indici DESI, che sono indici europei che misurano quanto, ad esempio, siamo avanti rispetto agli altri Stati membri dell'Unione Europea sulla digitalizzazione, e misurano anche, per esempio, il grado di familiarità che noi, in quanto cittadini o in quanto utenti, abbiamo con questi strumenti. Beh, ad esempio è emerso che nell'ultima rilevazione DESI è emerso che dal punto di vista degli strumenti digitali, dei servizi digitali offerti, non siamo messi male, siamo messi invece molto male nell'uso. E probabilmente è una questione anche, no, di cultura, è anche una questione di educazione al digitale. Questo sia per quel che riguarda gli strumenti pubblici, sia per quel che riguarda poi i servizi offerti dal privato. Peraltro deve esserci, secondo me, una convergenza tra le due cose. Ci sono benefici che sia il pubblico può avere dal privato, sia il privato dal pubblico, anche nel mettere a sistema le buone prassi. Ad esempio, l'identità digitale, il sistema pubblico di identità digitale, SPID, che sta crescendo tantissimo in questi mesi, perché naturalmente si sta cogliendo l'occasione per offrire servizi pubblici che chiedono l'accesso attraverso SPID. Per esempio, in questi giorni ci sarà lo storico passaggio di testimone dell'INPS, no? dal classico PIN che aveva fatto scuola a suo tempo, appunto, alla SPID. E SPID, ad esempio, potrebbe essere usato per l'accesso a servizi di home banking, o viceversa gli strumenti di login di Signature potrebbero essere in qualche modo incorporati nel modello pubblico. Quindi, visto che le esigenze sono abbastanza simili, no? In chi offre servizi, l'esigenza di conoscere l'identità dell'utente è la stessa, sia che il servizio sia pubblico, sia che il servizio sia privato, naturalmente può diventare l'occasione per far convergere, appunto, il meccanismo pubblico e il meccanismo privato, il modo in cui il pubblico e il privato risolvono questo problema. Ovviamente qui è una questione di fiducia, no? E al di là del mezzo tecnico, il mezzo tecnico è tanto più efficace quanto più comunica fiducia agli utenti e a chi offre il servizio. Ci sono dei casi, delle pratiche che state osservando e che sono di particolare interesse in questa direzione? Ma sì, al di là di SPID e di altri trend sull'identità digitale, trend tra l'altro anche più avanzati, perché ad esempio c'è quello che si chiama self-sovereign identity, quindi una identità gestita in modo decentralizzato direttamente dai soggetti, quindi dagli utenti, senza passare per un soggetto autoritativo, come nel caso nostro lo Stato, e che sta prendendo in realtà molto piede, anche perché esiste una possibilità di compliance all'interno di quella che è la norma europea sui servizi di identità, di firma e così via, il regolamento EIDAS. Al di là di questo c'è anche un'emergere molto forte di trend legati, ad esempio, all'uso di architetture decentralizzate come la blockchain, per esempio, per gestire l'identità, non solo per gestire l'identità, ma per gestire tutti quelli che sono servizi fiduciari, perché la ratio stessa della blockchain è quella di distribuire la fiducia sopra, no, all'interno di una rete distribuita. Peraltro qui poi naturalmente c'è un aggancio, un addentellato molto forte la finanza innovativa, i servizi bancari, e c'è anche un interesse della Banca Centrale Europea sull'approccio poi appunto a sistemi decentralizzati, sistemi basati su blockchain, anche per la costruzione di prodotti come valute digitali o addirittura prodotti finanziari. A cui magari passerei la parola a Sergio. Proprio a proposito di questo discorso, volevo appunto sapere, collegandomi alle
le ultime parole di Roberto, quali tra i vostri prodotti e servizi può essere portato ora ad esempio in questa, di prodotti e servizi che vanno in questa direzione può essere portato ad esempio? Allora, noi abbiamo fatto, noi ovviamente abbiamo lavorato anche in questa direzione, cioè abbiamo lavorato su dei prodotti basati su tecnologia blockchain o anche distributed ledger technology. Abbiamo focalizzato due ambiti su cui poter implementare soluzioni legate a queste tecnologie. Un ambito legato agli strumenti di pagamento, e quindi abbiamo immaginato, diciamo, mutuando l'esperienza che abbiamo sul mercato paneuropeo dell'instant payment della SEPA, che ovviamente in Europa è regolato dall'organismo istituzionale, quindi dal sistema, la CH-TIPS di Banca Centrale Europea, così come dalla CH commerciale di EBA Clearing. Quindi non era sicuramente il mercato di riferimento l'Europa per questo tipo di soluzione, però dato che noi siamo orientati anche molto verso i mercati del Middle East e del Far East, abbiamo appunto, come dicevo, mutuato questa esperienza e abbiamo creato un instant payment basato su tecnologia blockchain. Ovviamente non è una rete aperta, è una rete non permissionless ma permissioned, perché diciamo deve un po' mediare l'esperienza di tutti i nodi peer con un nodo master che sarebbe quello della banca centrale del paese che implementa questa iniziativa. Lo stesso nodo master, ovvero la stessa banca centrale del paese che prende questa soluzione, è quella che poi rilascia i certificati digitali che servono appunto ad autenticare, a certificare tutte le banche commerciali che sono su questa rete. E il modello, vi dicevo, è quello paneuropeo, per cui a quel punto noi utilizziamo dei formati, dei linguaggi standard ampiamente collaudati in tutto il mondo, per esempio l'XML dell'ISO 20022, che è anche quello che comunque a breve poi diventerà lo standard di tanti high value payment system sui regolamenti di banca centrale. Abbiamo fatto quindi questo esperimento, e anche un esperimento per quello che è il reporting a banca centrale, perché una volta che viene disegnata una rete di questo tipo, con tutti i criteri e i crismi di sicurezza che appunto descriveva Roberto, a quel punto poi sopra ci si possono costruire iniziative di altro tipo, tipo quello del reporting normativo a banca centrale, per esempio. Bene, direi andiamo verso le conclusioni. Mi piacerebbe che appunto in qualche modo Stefano tu chiedessi qualcosa a Roberto e viceversa, che magari è emerso durante questa conversazione. Di tuo interesse. Inizio io? Sì, come vuoi. Diciamo che può essere utile, che può essere utile nel vostro lavoro, no? Nel vostro sì, interesse. Diciamo che più che una domanda faccio una riflessione su una cosa che ha detto Roberto, che mi ha molto colpito, che assolutamente condivido, e poi magari Roberto la va a integrare, la va a compendiare. Cioè, in qualche modo, quando hai parlato appunto di digitalizzazione che rende più trasparenti i processi, no? E in qualche modo anche li semplifica, diciamo, questa qui è una riflessione che facevo anch'io, credo sia un tema molto interessante, perché è paradossale che in qualche modo ci sia un approccio reticente, diffidente verso la digitalizzazione, perché l'obiettivo della digitalizzazione è esattamente l'opposto, cioè è rendere appunto tutto più trasparente e tutto più sicuro. Cioè, se io vado a digitalizzare un processo end-to-end, qual è il mio obiettivo sostanziale? È quello di limitare al massimo l'intervento umano, l'intervento manuale, perché è lasciare al soggetto umano, all'operatore umano, solo compiti specifici di altissimo livello, per esempio un'autorizzazione, per esempio una review di eventuali evidenze di compliance interna o esterna che può aver sollevato la macchina, no? Perché la macchina mi sta aiutando in questo compito, mi dà tutta una serie di suggerimenti come fosse una checklist che io poi vado a spuntare. E tra l'altro, dai miei feedback, come diceva sempre Roberto prima, la macchina impara, quindi migliora, affina sempre meglio il suo modello di controllo, il suo algoritmo. E quindi ecco appunto...
è un po' come Leonardo da Vinci diceva che la semplicità in qualche modo è il livello massimo, è la sofisticazione suprema, no? E io, questo, parafrasando questa frase, io ripeto proprio il fatto che la digitalizzazione, che in realtà contempla un livello di sofisticazione, di complessità dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista dell'automatizzazione di tanti processi, dall'altro lato semplifica l'approccio dell'utente verso questi software, verso questi gestionali, verso questi prodotti, e in qualche modo sicuramente anche la semplicità d'uso, la user experience, può essere un grimaldello per superare questo iniziale gap di fiducia da parte dell'utente. Sì, Roberto? Sì, ma io apprezzo tantissimo la visione illuminata di Stefano, che devo dire non è comunissima. Ce ne vorrebbero tanti come lui. E voglio dire che secondo me questo è anche un'epoca in cui tutto quello che riguarda un po' il mondo bancario, il mondo finanziario, hanno un grande bisogno di recuperare la fiducia non soltanto da parte dell'utente domestico, no? Ma anche, se vogliamo, anche da varie forme di soggetti investitori. E sono convinto che la digitalizzazione e in particolare l'approccio costruttivo, appunto, a strumenti avanzati, come sì, si parlava del blockchain, ma sicuramente un altro strumento era quello che citava Stefano, dell'uso di algoritmi avanzati, in machine learning e in intelligenza artificiale, in grado, ad esempio, di trattare tutto quello che è il tema della compliance. C'è un intero mondo che si chiama RegTech, cioè la tecnologia applicata al mondo regolatorio, e sappiamo tutti che la quantità di norme, di regolamenti e così via, soprattutto nel mondo finanziario, è in crescita esponenziale. Ora, l'uso di strumenti automatici per gestire questo diciamo, l'approccio, appunto, alla norma, alla compliance, è inevitabile a un certo punto, diventa inevitabile. E quindi fare meno dello strumento digitale è impossibile. Il grado in cui, il modo in cui noi riusciamo però a invece a usarlo come un'opportunità è proprio l'indice di quanto saremo in grado, appunto, di crescere, perché la digitalizzazione è un ottimo proxy, il grado di digitalizzazione, un ottimo proxy dei fondamentali macroeconomici. Questo ormai debba essere palese e dimostratissimo, il fatto che, appunto, se si è avanti sulla digitalizzazione, si è anche in grado di fare delle previsioni, degli outlook, siamo ottimisti sulla crescita in generale, sulla crescita a livello sistemico, e per il mondo bancario e finanziario credo sia una grandissima occasione anche, appunto, di recuperare o addirittura di accrescere la fiducia poi degli utenti, dei clienti e degli investitori. C'è anche un tema chiaramente di responsabilità sociale che può essere indirizzato attraverso l'approccio al digitale e attraverso l'approccio ad un digitale sostenibile. Non dimentichiamo che poi digitale, quindi blu, come dice Floyd, e sostenibilità, quindi verde, sono due cose che vanno sempre più a braccetto. Peraltro lo ha sottolineato anche la von der Leyen all'ultimo discorso allo State of the Union, qualche giorno fa. Digitale e sostenibilità ambientale vanno insieme. Quindi, ad esempio, anche l'investimento su realtà che certificano un approccio sostenibile e un approccio trasparente, è un investimento che poi è apprezzato a sua volta, diciamo, dagli investitori. Per cui credo che sia appunto l'occasione di non lasciarsi sfuggire in alcun modo. Noi in Utopian stiamo analizzando un po' tendenze, appunto, positive e meno positive. Quindi, siamo proprio in un momento, in un tipping point della storia. Dobbiamo, ecco, cercare di spingere verso l'innovazione. Molto bene, credo che
possiamo concludere, possiamo andare verso la conclusione e dire: mi sembra che oggi da questo vostro dialogo sia emerso un messaggio di ottimismo, cioè di fiducia appunto nell'innovazione, che ci avvicina sempre di più all'innovazione intesa come dimensione utile, e imprescindibile. E ringrazio Roberto Reale e speriamo anche che da questa conversazione magari venga fuori qualche altra occasione di incontro tra la tua realtà e quella di Enterprise. Questo è un po' lo scopo anche di questa rassegna, cioè cominciare a costruire delle connessioni che poi in futuro possano anche confluire in altre iniziative. Ringrazio ovviamente Stefano Trini. Grazie a voi.